e amati cittadini, carissimi ospiti, la festa dell'Assunta ci rallegra tanto. Celebriamo infatti un evento che ci tocca da vicino e che apre il nostro cuore e la nostra mente verso un orizzonte di grande speranza. Al termine del suo pellegrinaggio terreno, Maria Santissima è entrata nella gloria. È un fatto di straordinaria importanza, e non solo per noi cristiani credenti. Ci ricorda che la nostra patria è il cielo, e che il cielo è raggiungibile, e che le sue porte sono aperte per ogni uomo e per ciascuno di noi. L'esperienza che facciamo nella vita di ogni giorno ci fa toccare con mano quando questa vita terrena sia sotto il segno della fragilità e della precarietà, della incertezza e della lotta. L'assunzione di Maria Vergine in cielo, nella gloria del paradiso, ci assicura che mai verrà meno lo sguardo benevolo di Dio su di noi, che il suo amore è più forte persino della morte, che il bene vince il male e che la vita trionfa sulla morte. Così come è avvenuto in Maria, la nostra storia umana, personale, sociale, storia frammista di luci e di ombre, si apre alla prospettiva di un futuro eterno. Oggi, i cari fratelli, desidero affidare alla Regina del Paradiso la storia di ciascuno di voi, delle vostre famiglie, dei vostri bambini e dei vostri ammalati. Desidero affidare a Maria i bisogni, le necessità di tutti coloro che soffrono, di tutti coloro che cercano un po' di lavoro, di tutti coloro che aspirano a una vita più dignitosa. In Maria Santissima, che vi invito a guardare, Dio ha voluto darci un segno, il segno del compimento di ciò che Lui desidera per ogni uomo, per ciascuno di noi, cioè la gioia, la felicità eterna. Dio in Maria Santissima ha voluto fare risplendere per ciascuno di noi un segno di speranza, un segno di consolazione. Il nostro cuore si riempie di serenità, di gioia e di speranza. Nella vita di ogni giorno, pur segnata da prove e da difficoltà, siamo sorretti dall'amore di Dio e guidati da Lui, per la mediazione di Maria, la nostra mamma, verso la pienezza della vita, verso un futuro certo, la gloria dei cieli. Desidero cogliere, carissimi, questa occasione per rivolgere un saluto cordiale e augurale a tutti voi qui presenti, alle gentili autorità cittadine, agli ospiti e ai cittadini di questa città, alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale, alla protezione civile, ai tanti volontari, a tutti i portatori, ai membri del Comitato Storico Scientifico e a quanti altri hanno dato il loro contributo per la realizzazione di questo evento che caratterizza la città di Messina e la identifica come per il suo profondo legame con la Vergine Maria, perenne
patrona e protettrice. A voi tutti, carissimi, un caro e affettuoso grazie per la vostra presenza e per la testimonianza ed espressione della vostra fede. A voi tutti l'augurio di ogni bene nel corpo e nello spirito. Per questo invoco da Dio la benedizione su tutti voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Viva Maria! Viva Maria!